è il criterio per stabilire il corridore più forte della storia? Ci basiamo solamente sul numero delle vittorie o ci sono anche altri elementi? E soprattutto c'è il solito dilemma: vale più aver vinto uno, due, tre giri d'Italia o Tour de France o aver vinto un mondiale, un'Olimpiade o una grande classica monumento? Ho sempre considerato le classifiche come molto parziali, quelle stilate dai tifosi, dagli addetti ai lavori, dai giornalisti stessi, perché giustamente ognuno di noi sente delle emozioni in base a quello che comunica un determinato tipo di corridore. E quindi per uno è stato più forte Coppi, per un altro Bartali, per un altro potrebbe dire Gimondi, fino a scorrere il tempo con Moser, Saronni, ci sono stati tanti tifosi di Indurain, Chiappucci, piuttosto che oggi Vincenzo Nibali. Insomma, l'elenco potrebbe essere sconfinato. Forse tutti sono d'accordo solo su un solo nome, Eddy Merckx, il cannibale, quello che ha vinto più di tutti nella storia e vinceva di tutto, dai grandi giri a tappe alle corse in linea di un giorno. Se mi chiedete però chi è lo scalatore più forte di tutti i tempi, su questo almeno io personalmente ho pochi dubbi, è Marco Pantani. È vero, ci sono stati Van Impe e Gaul, ci sono stati Contador e Jimenez, ma come scattava in salita Marco, probabilmente nessuno è stato capace di emularlo e di imitarlo. È stato un corridore unico da questo punto di vista e che ha trasferito emozioni assolutamente straordinarie. È proprio per questo che secondo me il criterio che serve per stabilire almeno lo scalatore più forte di tutti i tempi è non quanto ha vinto, ma come ha vinto e come sono arrivate le sue vittorie in salita. Il rituale dei suoi scatti ha coinvolto una nazione intera. Lo ricorderete, la bandana, l'orecchino, il suo impugnare la parte bassa del manubrio quando cominciava la sua danza sui tornanti delle salite anche più impervie. E da lì ha coinvolto non soltanto centinaia di migliaia di appassionati, ma anche milioni di tifosi normali della strada, dai bambini ai vecchi, dagli uomini alle donne, più o meno anziani. E questa è stata la sua magia. Marco ha vinto 8 tappe al Tour de France, 8 tappe al Giro d'Italia, non tantissime, 46 in totale in carriera, con un Giro d'Italia e un Tour de France, un'inezia rispetto ad altri campioni del passato che abbiamo citato in precedenza. Però ha domato anche delle montagne mitiche, dal Mont Ventoux all'Alpe di Pampeago, dal Mortirolo chiaramente all'Alpe d'Huez, la montagna degli olandesi, simbolo del Tour de France, che ancora ben ricordano con le sue imprese nel 1995 e nel 1997. E soprattutto Marco Pantani è stato l'ultimo italiano in grado di fare la mitica accoppiata Giro d'Italia, Tour de France, nello stesso anno, 1998. Un'impresa riuscita solo ai grandissimi della storia. La storia di Marco Pantani, a distanza di 15 anni dalla sua morte, è ormai nota e arcinota. È stata una vita da star in sella, mischiata però a una vita primata estremamente fragile, inquieta, solo raramente scanzonata. La prima bicicletta Marco la riceve da nonno Sotero, una figura dolcissima e preziosa nella sua esistenza, al pari di papà Paolo. E, non so, forse segno del destino o normale casualità, la prima squadra con cui si tessera il Pirata è la Fausto Coppi, un grandissimo del passato, di cui certo non ricalcherà proprio le orme a livello di vittorie, ma perlomeno a livello di emozioni. Nell'entroterra romagnolo si parla molto presto di Marco, perché si va ad allenare nelle colline e spesso sfida già i professionisti della zona. A volte li batte, a volte rimane comunque a pochi metri di distacco. Insomma, il nome di Marco Pantani fa rumore. Lo nota Pino Roncucci, che lo porta alla Giacobazzi, una delle squadre di riferimento non soltanto nel panorama del centro Italia, ma a livello nazionale. E Marco va da Pino e gli dice: io voglio vincere il Giro d'Italia, su questo non ci sono dubbi. Detto fatto, perché nel giro di 3 anni arriva all'obiettivo. Giro d'Italia dilettanti 1990, Pantani fa terzo. Nel 91 secondo, nel 92 sapete già come finisce. Quando gli ho fatto i primi test dell'89, praticamente io ho visto già tanti altri corridori che erano passati già al professionismo. Ti posso dire che per me fu una sorpresa questo ragazzo. Non troppo robusto, esile, 54-55 kg, con 34 battiti a riposo, che nel giro di un tappone di 7-8 ore, nel giro di mezz'ora ritornavano alla normalità.
con un wattaggio, cioè nel momento di entrare in acidosi, che erano 400 watt divisi per chilogrammi, erano quasi 8 watt al chilogrammo, che è una cosa pazzesca per un corridore, che non ci arriva quasi nessuno a quel wattaggio lì. Perciò io dico sempre che lui era nato per la salita e per le corse a tappe. Ero professionista, ero in squadra con Marino Amadori, quindi parliamo del 87-88, quindi quando sono passato a professionista, e mi raccontava di un ragazzino che era allievo e andava a allenarsi con i professionisti. Mi diceva: c'è questo ragazzino che viene a allenarci con noi e non riusciamo mai a staccarlo, a volte riesce anche a superarci. Questo corridore era Marco Pantani. Agosto 1992, prima corsa tra i professionisti di Marco Pantani. Siamo in Toscana, il Gran Premio Camaiore. Poco dopo la partenza siamo in coda al gruppo, io e lui, non eravamo nella stessa squadra, ma lo conoscevo essendo entrambi romagnoli. Con lui c'è Chiappucci, suo compagno di squadra. E dico a Chiappucci: vedi, questo è il corridore che tra qualche anno sarà il tuo capitano. Chiappucci si mise a ridere. L'exploit al Giro d'Italia dilettanti e la sua costante ascesa in questi tre anni lo fanno notare ovviamente anche i direttori sportivi delle squadre di riferimento dei professionisti. Il primo contatto vero e proprio lo ha con Davide Boifava, con il quale Marco si impegna in parola. E infatti il primo contratto in bianco lo firma proprio con il DS della carriera. È la carriera dei grandi campioni, il leader massimo, il capitano di quel periodo è Claudio Chiappucci. E lì non si sa bene se per una mossa geniale di Davide o meno, comunque i due spesso vengono messi in camera insieme durante le prime avventure al Giro d'Italia. Qualcuno rumoreggia presto che ci sia un po' di antipatia, un po' di invidia da parte di Claudio Chiappucci nei confronti di questo giovane rampante. In realtà si crea un legame di affetto, di amicizia, in cui il diavolo trasferisce i piccoli trucchi del mestiere e tutta la sua esperienza al giovane Marco. Marco però era diciamo qualcosa di diverso, lo scalatore diverso, perché per esempio quando lui in salita scattava, tecnicamente metteva le mani sotto il manubrio come facesse un cronometro. Chiappucci era il campione, Marco era, diciamo, il nuovo giovane che emergeva. Di conseguenza, essendo tutti dalla stessa squadra, gli amici giornalisti hanno cercato di creare questa rivalità loro, però in effetti, non so, l'ho raccontato anche altre volte, quando li ho presi tutti e due, eravamo alla partenza del Giro d'Italia e gli dissi che dovevo chiedergli un favore, che mi dice, metto sì sì, come facciamo a dirti no? Allora da domani tutto il Giro d'Italia dovete andare in camera insieme. Dovete andare in camera insieme perché la camera è quel posto dove fa squadra, dove c'è amicizia, dove alzati te per primo, io per secondo, fai la doccia a te e la faccio dopo. E addirittura quando venivano giù insieme, non dico mano nella mano, ma era una cosa bella questa, una cosa bella nella quale i giornalisti ne hanno avuto modo di poter parlare di rivalità, ma quel mio compito di direttore sportivo non era quello di creare Pantani che è campione perché campione era lui, ma di mettere in condizioni di essere il campione Chiappucci che era emergente. Difatti nella tappa che vinse Marco a Merano e quella dopo dell'Aprica, se vi ricordate quando Marco attaccò sul Santa Cristina, che staccò in Durain, Chiappucci arrivò secondo e erano... Per me questa è stata una grande soddisfazione, vedere i miei due corridori che andavano d'accordo e che anche stravincevano le corse. Il mondo del ciclismo si accorge veramente di Marco Pantani al Giro d'Italia del 1994. Corre insieme a Chiappucci, corre nella carriera, ma si prende il palcoscenico su due tappe alpine particolarmente significative. La tappa dell'Aprica e quella di Merano, che veramente fanno vedere tutte le qualità in salita, ma anche in discesa, di questo romagnolo venuto dal mare. Quel Giro d'Italia, Marco Pantani lo finisce in seconda posizione alle spalle del vincitore, Evgeny Berzin. La cosa difficile è ovviamente confermarsi. Nel 1995 per Marco arriva il bronzo al Mondiale di Duitama in Colombia, uno dei più complicati, difficili e duri, almeno della storia recente del ciclismo. Anche se il vero capolavoro lo fa vedere prima al Tour de France nella tappa che termina sull'Alpe d'Huez, la montagna simbolo appunto della Gran Boucle.
Sarà un giorno memorabile, anche perché Marco fa registrare il tempo record, tutt'oggi imbattuto, di 36 minuti e 40 secondi per salire sui tornanti dell'Alpe d'Huez. E quindi, oltre ad aver fatto già innamorare il pubblico italiano, anche quello francese e mondiale, bisognerebbe dire, si innamora proprio di questo scalatore. L'ascesa di Marco dopo il 94 e metà del 95 sembra ormai consolidata, ma ci sono due compagni di viaggio che non ha ancora tenuto in considerazione nella sua carriera: la sfortuna e gli incidenti. Nell'ottobre del 1995, durante la Milano-Torino, sulla discesa di Pino Torinese, viene investito da un fuoristrada che non era stato tenuto al suo posto da parte della sicurezza. Rottura di tibia e perone e chiaramente morale sotto i tacchi. La cosa che convinceva la gente che Marco avesse qualche cosa di particolare è che lui si rialzava sempre dalle vicissitudini, frattura, esposta, scomposta di tibia e perone. Chiunque di noi non avrebbe camminato, lui invece è quello che ha fatto. Ma Marco, sino all'ultimo, risorgeva delle vicissitudini di una vita che non gli ha risparmiato nulla. Questa è stata la sua grande... è stato il mito. Per un atleta normale, per un corridore normale, si poteva addirittura forse pensare a carriera finita o comunque le domande legittime: tornerà mai più quello di prima? Il 1996 passa in effetti senza sussulti, una decina di corse giusto per ritrovare la gamba. Marco si applica tantissimo da un punto di vista dello sforzo fisico, del recupero, della riabilitazione, e si presenta ai nastri di partenza del 1997, in cui il grande obiettivo è il Giro d'Italia, sicuramente con una buona condizione fisica. Ancora una volta però non ha fatto i conti con la sfortuna, perché in una tappa interlocutoria, scendendo dal valico del Chiunzi in Liguria, un gatto questa volta attraversa la strada e fa cadere Marco. Pantani riesce ad arrivare al termine di quella frazione scortato dalla sua squadra con evidenti ferite, ma il giorno dopo non riesce a ripartire. Il momento del riscatto è ancora una volta il Tour de France del 1997 e ancora una volta ovviamente l'Alpe d'Huez, che lo incorona come lo scalatore migliore. Questa volta il tempo è leggermente superiore, si fa per dire, 36 minuti e 53 secondi, ma in ogni caso ancora nella top 3 delle scalate dell'Alpe d'Huez. Finisce ancora una volta sul gradino più basso del podio, a Parigi, dopo aver vinto anche la tappa alpina di Morzine e alle spalle di Jan Ulrich e Richard Virenque. Ma il Tour de France sicuramente gli restituisce parte della gloria che la sfortuna e il gatto nero gli aveva tolto. Se tre indizi fanno una prova, come diceva Agatha Christie, i tempi sono maturi per Marco Pantani, perché dopo i tre podi conquistati fra Giro e Tour de France, il 1998 può e deve essere il suo anno. La Mercatone 1 comincia quel Giro d'Italia compatta attorno al suo capitano, una squadra che era diventata molto più di un semplice team, una vera e propria famiglia, con quello spirito un po' giocherellone, tipico appunto dei romagnoli, con ritiri atipici, con capacità di divertirsi, di scherzare, ma poi di essere dei veri professionisti quando si parlava di preparare un appuntamento così importante. Il Giro del 98 viene contrassegnato nella prima parte dal dominio di Alex Zülle, ma questo cala la distanza, viene affondato dai colpi degli scalatori Pantani e Tonkov. E proprio la sfida fra il romagnolo e il russo, una delle più esaltanti ed emozionanti degli ultimi 30 anni. Marco vince la tappa di Piancavallo, ma soprattutto quella che porta a Plan di Montecampione, in cui il duello è epico con Tonkov, che prova a resistere alle decine di scatti di Marco Pantani prima di crollare e cedere un minuto sul traguardo dell'arrivo. A Milano Marco Pantani sfila in rosa e finalmente riesce a conquistare quel Giro d'Italia tanto desiderato, tanto agognato. Non c'è neanche il tempo di rilassarsi, di festeggiare, perché in programma c'è anche il Tour de France. Una partecipazione che viene messa a serio rischio però dalla morte di Luciano Pezzi, il suo direttore sportivo, il suo mentore, un terzo papà dopo Nonno Sotero appunto e papà Paolo, che muore improvvisamente. Marco non cade in depressione, ma in uno sconforto tale che abbandona la bicicletta per una settimana abbondante
e iniziano a insidiarsi le domande: riuscirà a essere al via da Dublino per quell'edizione della Gran Boucle? In qualche modo ritrova la forza, anche spinto dagli sponsor, ma senza allenamenti. E infatti nella prima parte di quel Tour de France arriva ad accumulare anche 5 minuti di ritardo da Jan Ulrich. Sembra già tutto scontato, deciso, anche se c'è la speranza che magari poi sulle Alpi riesca a far vedere qualcosa. La rinascita comincia lentamente un po' prima, perché già sui Pirenei riesce a ridurre il gap dal tedesco a 3 minuti. Ma la vera impresa la compie nella 15ª tappa, quella che parte da Grenoble e arriva alle Des Alpes. È una giornata da tregenda, contraddistinta da pioggia, un clima inusuale per metà luglio. Marco Pantani decide di attaccare a 50 km dalla conclusione, sul fatidico ed emblematico Col du Galibier. Ulrich perde quasi subito terreno dall'attacco di Marco, che se ne va in fuga in cavalcata trionfale e solitaria, domando anche l'ultima salita delle Des Alpes, e con Ulrich che arriva al traguardo con 8 minuti e 57 secondi di distacco. La Gran Boucle è ribaltata. È proprio in quel luglio del 1998 che Marco Pantani diventa un fenomeno nazionale, perché ne parlano i quotidiani sportivi e anche nazionali, mettendolo in prima pagina. La gente torna a casa dalla spiaggia per poter vedere le imprese del pirata, cosa che veramente non accadeva forse dai tempi di Fausto Coppi e Gino Bartali. È qualcosa di unico, di incredibile, di straordinario, soprattutto in un paese calciofilo come il nostro. Marco si difende alla grandissima anche nel cronometro che anticipa la passerella sui Campi Elisi a Parigi, e torna a essere un italiano vincitore, quindi al Tour de France, 33 anni dopo. Felice Gimondi. Il Pantani più forte l'ho visto sull'Alpe d'Huez, il Pantani più grande in quelle due occasioni, 95 e 97. Non saprei dire quale delle due, al di là del tempo che realizza, del tempo di scalata che è relativa nel ciclismo, ma quello che più mi ha affascinato è quel che ha combinato su questa montagna, che è stata la montagna inaugurata nel 52 da Fausto Coppi, dove vinse due volte Gianni Bugno, ma come ha vinto Pantani in queste due occasioni è stato qualcosa che veramente un'emozione che ti prendeva la gola, perché lo vedevi fare delle cose che commuovevano. Aveva triplicato, quadruplicato il pubblico sulle strade, perché quando partiva, quando scattava, provocava emozioni forti, ma non solo sulle strade, anche davanti alla TV. Si tornava ai tempi, io ho vissuto anche l'avventura straordinaria di un altro grande campione che era Alberto Tomba nello sci, no? E ci si fermava per vedere prima Tomba e poi Pantani, o più o meno lo stesso periodo, ci si fermava negli uffici, nei bar, davanti alla TV e sulle strade. C'era veramente questo entusiasmo, perché quando partiva Pantani in salita era un qualcosa di magico, di veramente magico. Credo che Pantani sia stato, direi, il nuovo che è arrivato nel ciclismo, ha fatto delle cose sicuramente che ha catalizzato l'interesse di tutta la gente, il pubblico, indipendentemente da chi era tifoso per la destra, uno di destra o di sinistra o un altro corridore. Pantani è stato, direi, l'elemento nuovo che il ciclismo cercava, e soprattutto in un anno, due anni, direi ha fatto quello che molti corridori non hanno mai fatto in tutta la carriera. Dopo qualche mese di meritata festa e di celebrazioni per questa doppietta storica che l'ha fatto entrare nell'Olimpo dei Grandi, nel 1999 non ci sono intoppi, almeno da un punto di vista fisico, di incidenti, e Marco sembra pronto al bis al Giro d'Italia, la corsa con la quale ha un feeling speciale, anche soprattutto per il legame che ha instaurato con la gente nel corso di questi ultimi anni. E infatti è un monologo da parte del romagnolo, che vince già sulla prima tappa significativa in salita sul Gran Sasso, l'ottava frazione, cede la maglia rosa il giorno dopo a Jalabert dopo la crono di Ancona, ma normale amministrazione, verrebbe da dire, anche perché arrivano le Alpi. E lì nessuno riesce a tenere il ritmo del pirata, che si impone in maniera incredibile. A Europa va in scena un'altra delle sue imprese memorabili. Dopo un salto di catena rimonta una quarantina di corridori e arriva da solo al traguardo. Li salta come birilli, sembra quasi in allenamento. Non ce n'è per Gilberto Simoni neanche nelle tappe successive, perché Marco domina all'Alpe di Pampeago e quindi nella frazione di Madonna di Campiglio. Già, Madonna di Campiglio, un nome che però evoca sempre tristezza, di fatto l'inizio della fine per Marco Pantani, perché la mattina della tappa da Madonna di Campiglio all'Aprica tutti parlavano già della possibilità di un'altra impresa da parte di Pantani, che voleva lasciare un altro sigillo.
Il giro è chiuso a 5 minuti e 38 su Savoldelli, oltre 6 minuti su Ivan Gotti, quindi è semplicemente un nuovo show probabile per il pubblico. Invece un controllo a sorpresa, ma nemmeno più di tanto, in realtà fa registrare dei valori anomali di ematocrito a Marco, che vanno sopra il 50, era la regola del tempo, che prevedeva però uno stop preventivo di 15 giorni. Marco Pantani non la prende bene, ed è un eufemismo. Volano dei pugni, c'è grande rabbia, c'è uno sfogo di un paio di minuti anche con i giornalisti. La sentenza è quella, non può ripartire, non può più correre il Giro d'Italia, che stava dominando a mani basse. Si sente tradito da un intero sistema, si sente perseguitato. La cosa migliore sarebbe stato assorbire quei 15 giorni di stop e ripartire al Tour de France, che già in passato era stato il simbolo del riscatto. Invece non è così, inizia la depressione, iniziano i problemi e Marco non partecipa a quel Tour de France. Sono stato controllato già due volte, avevo già la maglia rosa, avevo 46 d'ematocrito e oggi mi sveglio con una sorpresa. Credo che c'è qualcosa sicuramente di strano e devo dire che ripartire questa volta, sono ripartito dopo dei grossi incidenti, ma moralmente questa volta credo che abbiamo toccato il fondo. Comincia un autunno e poi un inverno molto complicato in cui il rapporto con la droga, con la cocaina si intensifica, così come le brutte compagnie. In questo caso la Romagna, insomma la dolce vita, la bella vita non aiuta in qualche modo Marco a rientrare nel sistema, nel fare la vita invece del ciclista. Ma come è stato possibile che quando Pantani viene fermato per l'ematocrito fuori regola Madonna di Campione 99 e quindi è evidente che prende EPO eccetera, non si è alzato nessuno a dire quello che tutti sapevano, cioè che l'EPO lo prendevano tutti. Cioè la tragedia è stata quella, e non lo si è fatto solo con Marco, di voler sempre ricondurre a casi singoli quella che era una metastasi diffusa. La classe e l'orgoglio non mancano a Marco Pantani. Nel giro del 2000 aiuta in maniera fondamentale Stefano Garzelli a vincere il Giro d'Italia di quell'edizione. Dopodiché, per la prima volta, riesce a sfidare Lance Armstrong, il texano, il boss, sulle strade del Tour de France, anche se onestamente non sembra esserci partita. Sul Mont Ventoux i due vanno via insieme. Lance Armstrong dice di aver fatto vincere Marco Pantani sul gigante calvo di Provenza. Uno sgarro che Marco non prende troppo bene e andrà quindi a prendersi la rivincita qualche giorno più tardi, nella tappa che arriva a Courchevel. Fuga solitaria e Armstrong umiliato. Nonostante le vittorie sul Mont Ventoux e a Courchevel, il distacco in classifica generale di Pantani è ancora attorno ai 9 minuti. Troppo, serve veramente qualcosa di straordinario, che lui aveva già fatto però nel 1998. E così nella giornata successiva, con l'arrivo a Morzine, dove già aveva vinto in passato, cerca tutto per tutto, scatta sulla prima salita, ma non trova collaborazione e alla fine è costretto a ritirarsi per guai intestinali che non gli consentono di portare a termine quella giornata e quel Tour de France. Di fatto la carriera sportiva di Marco Pantani si è chiusa proprio a Courchevel, perché dall'inverno del 2000 fino al 2003 e quindi poi fino alla tragica morte non accadrà quasi nulla. Il 2001, il 2002 passano inosservati, in qualche modo senza risultati, nonostante l'affetto della gente sia sempre lo stesso. L'ultimo sussulto ce l'ha nel 2003 con un paio di scatti nel corso di quel Giro d'Italia, ma Gilberto Simoni è troppo forte. L'ultimo scatto vero e proprio certificato è quello sulle cascate del Toce, dove venne ripreso proprio da Gibo Simoni, che andò a vincere tranquillamente quel Giro d'Italia. I mesi autunnali del 2003 e anche quelli invernali sono avari di notizie. Marco Pantani cerca di essere aiutato dagli amici, dai parenti più stretti, ma non è facile avvicinarlo, non è facile convincerlo anche nell'opera di disintossicazione, in particolar modo dalla cocaina. E poi c'è la depressione. Ma ho trovato un Marco un po' cambiato, perché tutti noi nella vita abbiamo delle debolezze, perché nessuno siamo invincibili. Perciò era un percorso, è stato un percorso difficile, nella quale io speravo tanto che lui uscisse da queste, diciamo, da queste debolezze, però non ce l'abbiamo fatta nessuno e questo
è il mio non sono riuscito a svolgere il compito che mi hanno dato e ero convinto di farcela, invece non ce l'ho fatta. Il 14 febbraio del 2004, quando arriva la notizia della morte di Marco Pantani, è sì un fulmine a ciel sereno, ma forse anche parziale, proprio perché si erano perse le vere tracce, le vere notizie del romagnolo nel corso degli ultimi mesi. Viene trovato all'interno di questa stanza del Residence Le Rose di Rimini, in condizioni assolutamente pietose, viene da dire. La domanda che si fanno gli addetti ai lavori, che si fanno i giornalisti, che si fanno i milioni di suoi tifosi e anche un popolo intero che si era stretto ormai alla figura di questo grande sportivo, sono: perché è arrivato a quella morte? E poi che morte? Un suicidio, un omicidio, un overdose di cocaina? Nei mesi successivi vengono fuori notizie contrastanti su losche figure, personaggi che ci sono stati o non ci sono stati all'interno di quella stanza, poi l'occultamento di alcune prove, delle indagini non andate in profondità da parte della polizia. Insomma, la morte di Marco Pantani diventa un episodio di cronaca nera. La cosa triste è che a 15 anni di distanza ancora non si sanno le vere ragioni di quel decesso o la vera causa di quel decesso. Sicuramente Marco era una persona estremamente fragile, che non è stata seguita e accompagnata anche dalle persone giuste negli ultimi istanti della sua vita. Un po' per colpa sua, sicuramente, un po' per colpa del sistema che l'ha idolatrato ma non l'ha protetto a dovere nel momento del bisogno. Si dice che gli eroi tragici in qualche modo godano di un'eternità e di anche un'aura magica superiore a quella dei normali campioni in qualsiasi campo sportivo, ma anche le grandi rockstar della musica. E forse è vero, e forse anche per questo che ancora oggi parliamo di Marco Pantani, ancora oggi lo mettiamo forse in quella lista di miti come Eddie Merckx, come Fausto Coppi, come Gino Bartali, come Moser, Saronni, come Gimondi. Perché è stato speciale, pur in una carriera molto ridotta in termini proprio di tempo e di vittorie. Con molta probabilità si parlerà di Marco Pantani, del pirata e della sua bandana, magari anche fra un secolo. Proprio quello che accade ai miti, agli eroi. Il loro corpo muore, certo, ma la loro anima e il loro spirito viaggeranno per sempre lassù, in compagnia delle stelle.